What's this, Mum? That's a big light, isn't it? It's because it's not very light in here. It's bright, isn't it? Ragno. Okay. Net ragno? No. Penso nei primi 2 o 3 mesi di mia prima gravidanza loro hanno scoperto che ero diabetico, ma non sapevo se era tipo 1 o solo in gravidanza. Sono diabetica da quando avevo 14 anni e lo hanno scoperto i miei perché facevo quelle cose che non erano normali a una ragazzina da 14 anni. Ho scoperto di essere diabetica all'età di 11 anni più o meno. E è stato, tra virgolette, un caso perché mia mamma pensava fossi, avessi solamente una gastroenterite. Io ho il diabete da quando sono giovane, più che piccola, ero alle medie, quindi intorno ai 11-12 anni. Sembrava una banale influenza, invece non passava. Anni fa ho fatto qualche stagione qui in montagna e poi ho fatto anche qualche estate in montagna e poi ho trovato mio marito perché lui portava carne e dove lavorare io perché era una cuoca e così abbiamo conosciuto e adesso abbiamo famiglie. Cioè, sono qui fisso da 5 anni adesso. Okay. Si deve controllare dopo 2 ore dopo colazione. Va bene, forse un po' basso, ma così adesso mi mangio un pezzo di pane. Non lo so se 22 settimane in gravidanza tu devi fare un controllo di una curva di glicemia. So, quando ho fatto questo, il risultato era abbastanza alto. So dopo avevo un appuntamento giù a Trento per vedere il centro diabetico lì e dopo loro hanno visto, non avevo capito ancora era tipo 1, ma hanno visto che c'erano problemi. Le squadre giù a Trento sono state super bravi, ho sentito in buone mani con loro. Poi loro hanno mostrato questo smartphone. Ha detto una cosa nuova, loro hanno provato con me, ero super contenta di queste cose, fantastico. Io metto dati ogni giorno, informazioni dentro come quante de valori di mio zucchero, quante unità di insulina ho preso, cosa ho mangiato, quando ho mangiato, quantità, tutto. E poi loro vedo giù a CAD, i tuoi valori. So quando loro vedo è sbagliato, è troppo alto, è troppo basso e poi loro mi dà un messaggio per dire secondo me devi prendere più insulina o cosa è successo lì, è un compleanno, scusa, ho mangiato un pezzo di torta quando forse non devo. Quando ero incinta con Joshua ho tornato in Inghilterra per qualche settimana. C'era un matrimonio dei nostri amici in Scozia e so abbiamo deciso di fare un viaggio, era il nostro viaggio di nozze. So, da CAD, Trento, loro hanno seguito tutti i miei valori quando ero in Inghilterra. So, per me questo è un aiuto grande perché se no non potevo andare a fare queste vacanze con famiglie
Siamo andati in Scozia e anche in campeggio. Noi abbiamo una tenda per mettere sopra le macchine. So, una cosa che apre. So, abbiamo fatto campeggio wild. So, quando trovavo posto con wifi, mandare tutte le valore così, perché non era ogni giorno, fosse solo ogni due giorni. Ma era difficile perché quando sei in giro ti mangi un po', è un po' più difficile seguire, ma per avere questo aiuto, anche solo per dover mettere cosa hai mangiato, tu pensi di più da cosa mangi, perché devi scrivere e loro vedono il valore. So, anche quando abbiamo fatto viaggi così, era un aiuto. E così ho visto mia famiglia e sono stata un po' con loro. Arrivata due anni fa alla Spagna. All'inizio mi portava ancora il mio endocrinologo dalla Spagna. Lui mi metteva le dosi di insulina che mi dovevo mettere in funzione della glicata che mi usciva dalle analitiche. Due volte all'anno andavo là. Dopo, quando sono arrivata qua, no, e sono in gravidanza, è stato molto diverso, no? Perché dovevi andare al diabetologo, non so, più o meno era una volta alla settimana. Quindi io, che stavo lontana dalla città, no, da Trento, che sono a mezz'ora di macchina, e andare tutte le settimane, e non solo la diabetologa. Quando hai la diabete, una gravidanza a rischio, quindi dovevi ancora andare al medico della gravidanza a rischio e dopo andare delle ostetriche che ti facevano le ecografie, quindi alla fine erano tre volte in settimana che dovevi andare e non tutto lo stesso giorno, e quindi o mi trasferivo a Trento più o meno o era abbastanza difficile. La dottoressa Romanelli, quando mi ha consigliato questa applicazione, mi ha dato una macchina, no? Mi ha consigliato un tecnico che mi ha spiegato come funzionava tutto, che risparmiavo tanti tragetti. Prima il risparmio dei tragetti di andare a Trento e tornare. In questa applicazione aveva un chat nel quale te scrivevi quello che volevi, no? O la domanda che dovevi fare o il bisogno che avevi, e lo scrivevi su questa app. E quindi quando lo leggevano là al CAD ti scrivevano e ti... Io ero sicura, no? Che aveva un team ospedaliero o un team, non so, medico dietro da me che, non so, mi dava sicurezza. Per me l'app mi ha fatto stare, non so, meglio, perché mi è piaciuto come professionisti e come medici e come anche persone, no? Sono molto molto disposte a tutto. Sono Katia, vivo a Roveda, che è in Val di Mocheni, ho 34 anni, sono mamma da due di una piccola peste. Non riuscirei mai a spostarmi comunque da Roveda o comunque anche dal paese mio di origine, da Fierozzo, e perché è troppo importante per me comunque stare a contatto con la natura, insomma stare in mezzo ai boschi. Ero abbastanza ribelle e lo facevo perché ovviamente si doveva fare, però era una cosa un po' un rifiuto che avevo verso questa malattia. Poi magari, io parlo del 96 quando me l'hanno diagnosticato e non ce n'erano così tanti come adesso, purtroppo ce ne sono sempre di più, e quindi la malattia di per sé si conosceva poco.
soprattutto fra bambini di 10-12 anni. E poi sono cresciuta, esatto, ho conosciuto lui, ho conosciuto mio marito e mi ha tirato le orecchie più di una volta. E no, è stato anche bravo perché appunto la mia paura era anche quella di non riuscire magari a trovare la persona giusta. In più quando magari quando parlavi, quando dicevi sono diabetica, ma già tra amici vedevi che cambiavano espressione, facevano tipo un passo indietro, cioè non avevano paura, tra virgolette. Lui invece, coraggioso di turno, ha detto non è un problema e poi ovviamente, come la mia diabetologa ha potuto constatare, non sono mai stata molto, non sono mai stata quella svizzera che faceva tutto perfettamente nell'orario giusto, nel modo giusto. La gestione della malattia comportava appunto che ogni 3 mesi io scendevo a Trento, al CAD, e prima facevo il prelievo, con i risultati scendevo e poi lì la classica tirata d'orecchi oppure brava, ti sei gestita bene. Poi una mattina ho fatto il test e ho scoperto di essere incinta. Panico totale. Dopo un paio di visite, mi pare, la dottoressa mi ha proposto di entrare a far parte di un progetto e invece io, tutta convinta si trattasse, non lo so, del microinfusore, di un nuovo farmaco creato apposta insomma per la donna diabetica in gravidanza, mi sono trovata con un cellulare in mano. È un'applicazione. Io non sono tecnologica. Cos'è sta cosa? Mi sono un attimo spaventata, tra virgolette. Poi vabbè, loro hanno fatto un incontro dove spiegavano in cosa consisteva l'applicazione e per cosa era stata creata. E da lì è iniziato il percorso più bello che ho avuto nella vita. Sono durati 9 mesi e sono stati 9 mesi più belli della mia esistenza, con un appoggio fenomenale delle infermiere, della dottoressa. Mi sono sentita in famiglia. Comunque avere un cellulare dove tu scrivi quello che mangi, scrivi la glicemia, l'insulina che ti fai, l'ora che la fai e sapere che sei H24 a contatto con il diabetologo che ti legge i risultati e vede se c'è qualcosa che non va, te lo corregge subito invece di fissarti l'appuntamento per scendere o comunque di aspettarti la visita successiva. La sicurezza che ti trasmette una cosa così, non ci sono parole per descriverla, perché comunque tu ti senti tranquilla, sai che puoi contare su questa applicazione, su questo fatto. Anche il solo poter inviare, a parte i dati di per sé, ma anche il solo poter inviare un messaggio e dir loro quale difficoltà hai riscontrato nel tal giorno e loro ti trovano il risultato, non dico immediato, però nel giro di poche ore, cioè, ti fa vivere la gravidanza molto, molto più serenamente, molto più tranquilla. Ti senti, ecco, una donna normale, una donna incinta normale. Bianco serigrafico più vernice spessorata. Se tu vuoi vedere il bianco lì di fronte, devi prendere la copertina del circolo. Io ho il mio lavoro, ho un'azienda di cui sono titolare, con 18 dipendenti e 5 soci, quindi diciamo che non posso permettermi di stare a casa. Sono a casa, sono attaccata al telefono, ma ho i sostituti per quello, però si sa che quando un'azienda è propria
per quanti sostituti puoi avere, diciamo che quando serve vado. Io mi chiamo Lara, vivo a Riva del Garda e ho 36 anni. Ho un marito e due bambini, una bambina che ha fatto 3 anni e il nuovo arrivato che ha 2 mesi, fatto 2 mesi ieri. Con la prima gravidanza avevo 33 anni, ho scoperto di essere incinta, ma nel mentre io ero parecchio spaventata perché ho detto mamma mia, adesso cosa succederà, non succederà. Poi approdando a Trento dalla dottoressa Romanelli ho visto che era una cosa normalissima. Con l'ingresso nel 5° mese o nel 4° ti proponevano questa applicazione. Io ho detto certo, se mi invitate di venire su molto volentieri, tanto il telefono ce l'hanno tutti, anzi non ho neanche voluto il telefono della fondazione, perché ho detto figurati io come sono che non dico niente a nessuno se mi metto lì con un altro cellulare per compilare dei dati, l'ho messa sul mio telefono, tanto ormai con i cellulari siamo tutti abituati a queste app, quindi l'hanno fatta proprio che nessuno può non capire come funziona, perché è banalissima con un cellulare che tutti hanno, ma se stavi qualche giorno senza farti sentire tu erano loro a cercarti, per cui il dubbio che non gli arrivassero i dati non c'erano, anche perché spesso scrivevano non ti lasciano da sola. Devo dire che poi con la seconda gravidanza appena sono arrivata ho chiesto mi date l'app anche adesso, vero? E l'unica cosa che ho chiesto subito è se anche questa volta potevo aderire al progetto, sapendo che c'era perché l'avevo utilizzato con la prima figlia. L'utile lo vedrei, sei più tranquillo. Già ti fai mille storie perché anche se ti dicono va tutto bene, tu puoi solo crederci finché non lo vedi. E 9 mesi sono lunghi, 9 mesi sono molto lunghi. Anche perché non è che dici è qualcosa che succede a me, è qualcosa che succede a qualcun altro. E ho molto poco tempo libero nella mia giornata e se una tecnologia mi fa risparmiare anche solo mezz'ora, cioè io lavoro 9 ore al giorno. E aiuto mio marito nel suo lavoro, ho una, vabbè lo hanno tutti, ho 2 figli piccoli per cui mezz'ora mi fa la differenza. Ti sentivi sempre in reparto, invece che essere ricoverata in ospedale eri a casa tua, facevi la tua vita. E sapere che qualcuno può comunque controllarti sempre e in caso che vede qualcosa che non va, che io non me ne rendo conto, modificarmelo all'istante è un grande aiuto, un valido aiuto, perché magari tu, soprattutto all'inizio, pensi di fare le cose fatte bene, vai su e scopri che non va bene niente. I miei figli sono tutti e due sani, non hanno niente, non hanno nessuna malattia, sono perfettamente sani e sicuramente questo lo devo a lei. Perché mi ha seguita, cioè ho sempre avuto valori bellissimi e questo sicuramente è stato grazie a lei, al suo staff che è molto competente. Infatti anche al termine della prima gravidanza comunque, nonostante avessi appigli più vicini, ho comunque deciso di restare nel centro di Trento, anche tra le due gravidanze che non serviva. Questa tecnologia innovativa ha portato delle modifiche nell'organizzazione del team diabetologico. Le infermiere hanno dovuto imparare ad avere dimestichezza con la nuova tecnologia. Tutti noi abbiamo dovuto imparare a visionare, valutare i dati che ci venivano inviati. E per le mamme la nuova tecnologia ha permesso che si sentissero supportate e meno sole nella gestione di questo periodo delicato della loro vita. Diciamo che noi viviamo qua, ci piace qua, io ci sono nato, casa mia è un posto dove tanta gente sogna di vivere qui. Grazie anche comunque al Centro Diabetico di Trento che ci stanno vicini, telefonano, chiedono, appunto
il telefonino che gli avevano dato quando era incinta per poterla tenere sotto controllo. Erano tutti degli aiuti indispensabili per noi che appunto viviamo in fondo alla valle, insomma, no? Un po' sperduti fra le montagne. È un aiuto grande. La tecnologia, l'aiuto di queste applicazioni, di queste cose che ormai usiamo per ogni fesseria, si può dire? Secondo me, per una cosa importante come un problema del diabete, è una cosa fantastica. Ok, è una cosa per future mamme da non preoccupare se tu scopri se sei diabetico o hai qualche problema. Una in Trento son sentita proprio in buone mani con tutte le cose sanitarie a Trento. Anche per me, per essere una straniera qui, non è difficile per me per capire tutte le cose in italiano quando parli di una cosa nuova. Yeah. E tu cosa pensi? E che non, a volte dici che sta piangendo, cosa sta facendo? No? E non vuole mettersi qui? Verdad? Toma. Quindi 2 ore dopo torniamo a iniziare a preparare la frittata questa spagnola. Se dovessi consigliare questa app, io la raccomandava per tutto, perché ti dà una sicurezza che puoi, perché sai che dietro di te c'è un equipo medico che ti rende conto che come se vivessi alla città. Risparmi non solo nel diesel, se non in tragetti, in tempo, puoi fare altre cose che andare al medico da solo. Quindi per me è stato quello, sicurezza. Sicurezza e migliorare la qualità di vita. È troppo bello. Svegliarmi la mattina, aprire la finestra e dire: oh, che bella la neve sulla Panarotta! Soprattutto quando hai un bambino che te le fa vedere e te le fa vedere dal suo punto di vista, ti fermi e dici: oddio, ma io mi sono persa sta meraviglia, sono troppo frenetica, la vita è troppo frenetica, io mi perdo sta meraviglia, sta cosa. Con lui poi è tutto una scoperta, scopro le cose anch'io come le scopre lui. Ed è veramente bellissimo. Per la mia esperienza mi son sentita protetta. Il messaggio che vorrei lanciare a tutte le mamme, o a tutte le future mamme in questo caso diabetiche, è quello di avvicinarsi comunque a questa tecnologia, di lasciare che comunque ne faccia parte del quotidiano, perché è un aiuto concreto, un aiuto importante, perché veramente le mamme diabetiche, secondo me, almeno per la mia esperienza, cioè noi ne abbiamo bisogno, dobbiamo essere a contatto con il medico. E dobbiamo sentirci sicure, dobbiamo avere la sicurezza di non sbagliare, o comunque se sbagliamo di cercare di rimediare il prima possibile per poter riuscire ad avere una gravidanza tranquilla, senza ansie, che comunque ci fa male sia a noi, l'ansia ci fa male a noi, ma anche al bimbo. Io e mia moglie ci siamo conosciuti da ragazzini, eravamo giovani, 16 anni lei, 17 io circa. Ci siamo conosciuti in corriera mentre si andava a scuola. Da subito non era un problema, insomma, il fatto che lei avesse questa patologia, il diabete. Così piano piano l'ho avvicinata, diciamo. La gravidanza non era programmata ed era quindi una bella sorpresa, anche se c'era un po' di timore soprattutto da parte sua, no? Perché con il CAD aveva parlato che bisognava programmare un po' il tutto, no? Anche perché la sua glicata non era ottimale. Ma io ero fiducioso ed ottimista da subito e, tra virgolette, era maggiore la grande notizia della paura e del timore che qualcosa potesse andare storto. Insomma, ne ero proprio convinto e non ero
per niente preoccupato che poteva andare male. Mi ricorderò ancora le parole della dottoressa, no? Quando ha detto, ma ha guardato l'infermiere e diceva, potremmo provare anche con... al che io e Katia sorpresi, provare cosa? E la dottoressa ci ha proposto questa applicazione per poter avere un maggiore controllo e una maggior condivisione di un po' l'andamento delle varie glicemie, eccetera. E quando la dottoressa ci ha detto volete provare, io subito ho detto la vogliamo, è una cosa da cui approfittare e cogliere, insomma, se c'è una cosa da sfruttare, da provare, di innovativa, perché no, proviamoci. Angruesen Kad und Angruesen de Fondazione Bruno Kessler, as de Homes geholfen in periodo para gravidanza. Und in den Zengas waren sie die Mame der No, nicht, als die Home der Diabetes. Also sollten sie nicht bekümmern, als der Kad in Kad hat Parwatet allein, als können helfen, als schon alles gut geht.